È uno dei tanti punti pericolosi in città, teatro di numerosi incidenti, gravi e meno gravi. Stiamo parlando dell'incrocio di via Lelli a Fano, che interseca con via Toscanini e via Gigli, esattamente la strada che porta allo stadio, mentre l'altra al pronto soccorso. Non ultimo, nella giornata di ieri si è verificato l'ennesimo sinistro stradale, dove ha coinvolto due autovetture, una Jeep e una Lancia, che durante l'urto hanno anche centrato un'auto in sosta ed un palo della pubblica illuminazione, staccando dal supporto il corpo illuminante. Qui accadono circa 10 incidenti all'anno, hanno riferito i residenti, una storia che si ripete da più di 20 anni. A noi ci hanno distrutto il cancello, un'auto, un'altra volta tamponata soltanto, ma gli incidenti, insomma, perché questo sembra un incrocio tranquillo, ma in realtà è un incrocio problematico, sia per le uscite che vengono dall'ospedale e dal pronto soccorso, sia per tutti quelli che vanno nei palazzi che abitano di qua. Il fatto che non c'è nessun limite di velocità ben visibile all'ingresso di via Lelli, poi c'è anche lo stadio con gli spogliatoi, uno stadio che non ha posti macchina, quindi le auto vengono messe lungo la via. Magari chi esce dal pronto soccorso è anche un po' distratto, perché così, insomma, no, esce dall'ospedale. In più ci sono le ambulanze che fanno un pezzo di via Lelli contromano. Questa è l'uscita del pronto soccorso di Fano. I residenti della zona chiedono interventi da parte del comune per porre rimedio a questo annoso e pericoloso problema, tra queste una modifica alla viabilità. Suggerirei di fare senso unico su via Beniamino Gigli. Sarebbe la cosa più semplice, perché direi per esperienza appunto che il 99% degli incidenti avvengono perché non si fermano quelli che provengono da via Beniamino Gigli. La soluzione ci sarebbe, ha detto il residente, perché le auto provenienti dal pronto soccorso potrebbero percorrere via Pizzagalli per ritornare su via Metauro. Il problema l'abbiamo segnalato diverse volte nel corso degli anni scrivendo delle lettere, però l'unica cosa che fanno di solito, arrivano qua e dipingono di bianco di nuovo gli stop, eccetera, però evidentemente non è sufficiente.